Ok amici, oggi ragazzi vi presento un effetto, una mia invenzione, spero che vi piaccia, ha a che fare con il pensiero. La cosa incredibile sarà questa, che di tutto ciò che state vedendo è sempre ciò che accadrà, cioè quello che vedrete è quello che succederà sempre al 100%. Allora, un mazzo di carte normalissimo dove io ho preso 6 carte casuali, potete prendere 6 carte casuali, non cambia niente, 6, 4, donna, re, 9, donna di fiori, e un dado. Un dado con numeri completamente diversi, quindi non è truccato assolutamente, faccio del bene. Qui c'è un 3, per esempio, 1, normale, un dado normale, ok? Bene, quando darò il via inizierà. Ovviamente, essendo da solo, dovrei far pensare una carta a un spettatore, ma non avendo uno spettatore, cosa farò? Lancio il dado. Se viene fuori 3, farò, partendo da sinistra, alla mia sinistra, 1, 2, 3. Se viene fuori 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Partendo da qui in poi, bene? 1, 2, 3, ricordate che quello che accadrà sarà sempre la previsione perfetta. Ok, lanciamo il dado. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Io sapevo che lo spettatore pensava al numero 9 di cuori. E sapete perché? Guardate voi stessi. È l'unica carta dove c'è un simbolo. E la cosa interessante, non esistono simboli. Cioè, non ci sono simboli, questo è importantissimo perché non ci sono simboli, tutto esaminabile. È l'unica carta esattamente al mondo. Tutto può essere chiaramente dato da esaminare. Ok? Era il 9. Lo rifacciamo. Attenzione. Eccoci qua, amici, ritornati. Ancora una volta, riproviamo. Lanciamo il dado. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io sapevo che pensavo al 6. È l'unica carta dove c'è scritto pensata. Tutto chiaramente esaminabile. Questo effetto riesce sempre, sempre e sempre.